Ma ascolta, parlando invece di confine linguistico, qual è stato un po' il tuo rapporto con la scrittura poetica e con la scrittura in italiano, ecco, che non è appunto la tua lingua madre, ma che, insomma, possiamo ascoltare, parli direi perfettamente quasi. Quindi, qual è stata un po' l'evoluzione che ti ha portato a scrivere poesia in italiano? Ma allora io forse devo qualcosa. Mi senti, sì? Sì, ti sento, ti sento. No, forse cioè, devo anche qualcosa, una prof italiano che avevo al liceo, che è stata molto, molto, molto brava con me, è stata molto gentile. Devo dire, gli insegnanti al liceo che ho avuto sono stati veramente sempre molto, molto aperti nei miei confronti. Io sono stata molto fortunata per questo. La mia prof Moscugiuri di italiano, Norma Moscugiuri, è stata veramente, veramente importante, anche perché poi io, diciamo, in italiano ho cominciato a scrivere nei temi di italiano al liceo. Cioè, questa è stata la prima occasione in cui ho cominciato a scrivere in italiano, diciamo. Poi ovviamente anche altri prof di lingue, di inglese, di spagnolo, insomma, sono sempre state insomma, molto, molto carine, cioè molto affettuose come, ecco, proprio, insomma, molto. Ma Da lì adesso tu scrivi direttamente in italiano quando scrivi poesia? allora io non scrivo, sono 2 anni, non scrivo poesia, quindi non so in questo momento mi trovi un po', però prima sì, un certo periodo scrivevo in entrambe le lingue, diciamo, poi sicuramente l'italiano ha cominciato a prevalere. C'è stato un momento in cui hai iniziato a scrivere direttamente in Sì. italiano. Infatti nella raccolta che dovrebbe forse uscire prossimamente, ora vediamo cosa Come si succede con evolve questi l'emergenza? ci sono alcune mie poesie tradotte in italiano che sono state scritte direttamente in bosniaco o comunque come si può chiamare, insomma, sono state scritte direttamente nella mia lingua che poi ho tradotto in italiano e alcune altre che sono state scritte direttamente in italiano. Sì, insomma, questo sì, sicuramente è un confine. Ascolta, hai voglia di leggerci due o tre poesie proprio a tema che parlano di questo attraversamento di confini, del problema linguistico, del viaggio, insomma, di tutto quello che il contenitore confine donna, insomma, tratta? Allora sì, se posso leggerei 2 o 3 al massimo poesie che sono state inserite appunto In questa nell'antologia prossima curata. Sì. Ascoltami, Michizza, devi togliere il foglio perché sennò c'è il foglio davanti. Quando leggi, non mettere il foglio così perché sennò si vede così, capito? Devi tenerlo. Ah, ok. Vabbè, no, certo, grazie. Allora, in una notte tra passi lontani, il suono, canti antichi di foglie, funebri arti, quel ricordo divenuto respiro, nelle mani le foglie, scomparti dei treni di viaggi che non contano più. Pelli e cuori di vedute, rughe, saluti. Per le barche, per i treni, all'alba un caffè, con quel poco di valigie, tutto a un tratto condotte a casa. Il ricordo è murato dentro il tuo sguardo e impresso nella linfa del bosco. Chilometri e chilometri di bava secca che conducono il tunnel di speranza sui binari e le stazioni. Treni e convogli, da sfamare pure quei calzini sozzi. E ubriacarsi di paura in un'orchestrata simulazione di senso, solo camminando.
Mi arrampico sulla voragine come la trama di un racconto infinito. La scala all'aria non arriva. Ancora deglutisco cenere dalle sue ossa. Mi pensavo pronta a quel salto. In mano mi rimase metà spina. L'altra fiorisce ancora e non dà pace. Anche le parole si possono fermare e il silenzio sopraggiungere. Nella superficie di un sacchetto bianco della mia testa che volò per la strada, butto i resti strappati dei nostri corpi. Pagine e pagine di inchiostro sbavato. Ascolta, Michizza, volevo concludere questa nostra conversazione chiedendoti se hai un confine in particolare da citare in questo caso, che ti ha segnata più di tutti, attraversato il quale hai sentito che non potevi più fare ritorno. Ovviamente, come dicevamo all'inizio, non necessariamente si tratta di un confine geografico, ma qualcosa che si percepisce come un attraversamento senza ritorno. No, non mi è successo fino a pochi mesi fa, cioè non ho mai avuto questa impressione, però ora so che so di quello, cioè posso dare un senso a questa domanda in quanto ho sentito una cosa del genere, non solo perché ho avuto una figlia da poco, ma soprattutto per aver vissuto improvvisamente anche questa situazione della pandemia in un certo senso, che appunto nella mia particolare situazione mi ha costretta a non potermi muovere e quindi per me questo è importante perché ho capito che in questo momento avrei avuto molto bisogno di un contatto fisico con quello che mi era familiare, quello che sono i miei affetti più intimi, che sono appunto persone che parlano un'altra lingua e quindi in questa situazione io sono impossibilitata a se non altro, insomma, cioè, per questo breve periodo che si spera finisca presto, a superare questo confine che è anche fisico, però a superare, sento appunto un confine, ecco, lo sento. Questa cosa è nuova per me e quindi non so se positiva o negativa, non so neanche cosa sia, più o meno, ma insomma ne ho bisogno, ho capito che ho molto bisogno di rivedere, anche se li vedo, li sento e tutto quanto, però ho proprio molto bisogno di rivedere certe cose, certe persone. Siamo rimasti, hai detto, il confine anche fisico, il fatto di non poterti avvicinare, di non poter essere in contatto proprio fisico con le persone che parlano la tua lingua, con le persone che ti sono più vicine e con le quali avevi una relazione più intima, ecco, e quindi stavi parlando di questa condizione che è una condizione appunto di confinamento. Siamo tutti confinati, proprio per voler anche, ecco, Quello. estendere il significato della parola confine, ecco. Sì, no, ma infatti stavo continuando a parlare mentre non avevo visto appunto che si era fermata la registrazione. E, no, volevo dire solo che c'è una parte di me, appunto, essendo noi tutti ora confinati, essendo appunto c'è una parte di me che però si sente un po' esclusa perché appunto è impossibilitata a frequentare anche di persona in quanto la possibilità non c'è. Certi luoghi, certe persone, quindi sicuramente c'è una parte di interiore in questo senso, sicuramente una parte che insomma c'è, ma è in ombra e non insomma, sta aspettando, ecco. Grazie Michizza della tua testimonianza. Io ovviamente rimando alla lettura della tua intervista e delle tue poesie sul blog Poesia del nostro tempo nella rubrica appunto Confine Donna e poi anche appena uscirà rimando insomma a leggere i tuoi testi nella raccolta di prossima pubblicazione. Grazie ancora di essere stata con noi. E speriamo insomma di poter uscire dai nostri confini limitati in questa situazione particolare. Va bene, grazie a te, grazie a voi e a risentirci.